prossimo. Hello, hi, hi Marte. Merci. Due domandine veloci. Sì. Prodotti, novità, quant'altro dello stand Polar, se ci sono. Certo, ci sono. Assolutamente, ci sono assolutamente. Ok. Cosa novità? Abbigliamento, tende. Allora, certamente avevamo accennato qualcosa già al tempo delle 5. Esatto. Qua che facciamo la merenda della mattina, okay. abbiamo le novità in carne e ossa. Allora, senza ombra di dubbio, il Globetrotter. Sì. Quindi avevamo già detto, no, qui ce l'abbiamo, insomma, finalmente è diventata una realtà. Abbiamo l'icona del car fishing che è tornata a essere disponibile per tutti. Quindi direi assolutamente una cosa da vedere, perlomeno è già ragione di passare qui in stand a salutarci. Poi un'altra grande novità è il Cube Shelter, sì, che è, credo di poter dire, unico nel panorama del car fishing attualmente. Poi dopo lo andiamo anche a filmare. Si tratta sostanzialmente di un gazebo che ha un montaggio velocissimo, stiamo parlando di 20 secondi per erigerlo e forse 30 per smontarlo. Credo di poter dire che non c'è nient'altro di paragonabile sul mercato. Dopo, se volete, ve lo faccio vedere senza nessun problema. Abbiamo certamente il vestiario che ci forgiamo anche della cosa che è made in Italy. Sì. È un vestiario che abbiamo fatto realizzare qui in Italia, quindi con dei materiali assolutamente di primissimo livello. Ma è il vestiario Solar a livello europeo? Assolutamente sì. Prodotto in Italia per Solar in tutta Europa. Bello. Quindi assolutamente, diciamo, anche un vanto per noi italiani. Insomma, abbiamo fatto una serie di selezioni di materiali e abbiamo scelto di farlo qui in Italia, sia per i materiali che avevamo trovato, ma anche e soprattutto per la qualità realizzativa del prodotto. Quindi vive il Made in Italy, insomma, no? Sempre. Altra cosa che avevamo già menzionato nel TDL 5, la nuova linea Undercover Camo. Quindi una linea con un prezzo un pochino più aggressivo, sì, un prezzo che ci aiuta, diciamo, a farci conoscere anche ad un livello di mercato che magari non era esattamente quello di Solar prima, sì, e che stiamo vedendo anche avere un bel successo qui in fiera. State già vedendo questo? Assolutamente sì, siamo appoggiati a Car Fishing Online in questa, benissimo, e quindi chiunque vuole venire a vedere i prodotti qua poi dopo può spostarsi se vuole acquistarli anche direttamente qui. Posso dire che l'80% delle novità è già disponibile direttamente qui in fiera. Fantastico. Bene, ottimo. Adesso noi ci facciamo un giretto all'interno, facciamo due cose, poi dopo se Martin può faremo due o tre domande anche a Martin. Assolutamente sì. Grazie mille. A dopo, ciao. Carissimo. Ciao, tutto bene? Ascolta un attimo, noi abbiamo fatto un giretto all'interno del vostro padiglione. Certo. Intanto complimenti perché è enorme rispetto all'anno scorso. Ci siamo ampliati decisamente. Ok. Matteo ha fatto vedere un po' di... ha fatto una carrellata veloce su quelle che sono state le novità e quant'altro che avete introdotto. La domanda che ti faccio è, ad Andrea Marcato, qual è il prodotto che piace di più? È una domanda un po' difficile da dare una risposta. Ma me la puoi dare semplicemente sulla base delle ultime pescate che hai fatto? Cioè... Guarda, il prodotto che, diciamo, mi ha coinvolto di più a livello sia emozionale di utilizzo e funzionale è il gazebo. Perché parte appunto dal punto di collocazione del materiale, la stivazione appunto di tutto quello che ti porti nella pescata, è il tuo riparo nella pescata e appunto c'è la tua intimità lì dentro, ok? Lì hai la possibilità di organizzarti appunto i terminali, i metodi di pesca e appunto dormirci anche, viverci dentro. Ma sei riuscito a usarlo ultimamente? Sì, recentemente ho fatto una sessione in fiume. Sì. Le temperature erano un po' avverse e diciamo che
se ne risentiva un po' del clima, si parlava di 3-4 gradi sotto zero, ma comunque insomma con il mio letto, il mio sacco a pelo non ho avuto nessun problema. Fantastico, benissimo Andrea, volevamo proprio sapere cosa ti aveva dopo, più. Dopo per carità avrei un punto debole per ogni singolo per ogni singolo prodotto, sì, diciamo. Vabbè, no. Però se sto qui a elencarti tutto fa ora finire la fiera e sì, no, no. Non riesci neanche a girare il resto. No, no, ma era giusto per capire cosa ti aveva, cioè, colpito nell'utilizzo. L'ultima sessione tu hai detto il riparo. Sì, cioè, il riparo secondo me per un pescatore è molto importante, assolutamente, soprattutto per condizioni meteo e tutto quello che ci va dietro. Se parti da casa che hai un riparo. Ma è anche il mantenimento di ciò che ci portiamo, esatto, dietro. Assolutamente. Cioè... No, no, chiaro, credo chiaro sia un punto fondamentale di ogni pescatore. Fantastico, Andrea, grazie mille. Un piacere, grazie a me. A noi, ciao, ciao, ciao. Grandissimo Sergio. Grande Fabio, ciao. Grande. Ho appena avuto modo di parlare sia con Matteo sia con Andrea e ci hanno fatto vedere un po' così. Sì. Da te volevo sapere, visto che so che l'hai usato ultimamente, è la nuova buffetteria Solar quest'anno, che è, sì, diciamo, Matteo ce l'ha spacciata così, dimmi se è giusta. Sì, sì. È quella che riesce a approcciare quel target che Solar prima non aveva, che era, diciamo, leggermente inferiore a livello di assolutamente, infatti budget. Quest'anno non smettono di stupirci, escono sul mercato con la nuova buffetteria Camu e ci sono queste versioni di una, abbiamo un rucksack, una carry all più grande, una leggermente più piccola e poi molto belli anche i foderi portacanna, sia in stile vecchio, diciamo, tra virgolette, no? Sì. Con la vecchia pancia, con il pancione grosso, lo chiamo col pancione, e molto belli, molto funzionali e veramente e disponibili in tutte le varie misure. Non è una linea, cioè, o meglio, è la linea che ricalca perfettamente quello che era SP. Esatto. La ricalca in camo. Esatto, corretto. Chiaramente con delle accortezze differenti rispetto alla SP, che comunque ha rimane il top di gamma della linea per quanto riguarda la buffetteria. Fantastico, hai, sì, detto tutto quello che ci serviva. E diciamo che con questa mossa qua è riuscita ad approcciare anche quella fascia di mercato che prima non era, esatto, proprio... Esatto, non era così proprio facile da approcciare, proprio perché magari c'era un prodotto in cui... Cioè, ci sono dei prodotti in cui è chiaro che hai dei costi un po' più elevati proprio per quanto riguarda le varie definiture, la varia cura del dettaglio. Qua, non, attenzione, non tralasciamo quella che è la qualità, però chiaramente hai un prodotto che è molto più... abbordabile, no? Adesso vediamo anche nelle cuciture e quant'altro, sì, si vede che il dettaglio è comunque di buona fattura assolutamente. Di ottima fattura, non di buona fattura. Assolutamente, sì, corretto. Adesso, esatto, facciamo anche un paragone tra la serie Camo, sì, e la serie SP, così la vediamo. Sì. Sergio, io non ti rubo altro tempo perché vedo che comunque di gente tantissima, allo stand tantissima. Meglio così, ti bene così. Ti chiedo anche un'altra cosa, ma noti più o meno gente? Vabbè, che siamo al primo giorno. Oddio, mi sembra abbiamo avuto una buona risposta anche quest'anno, sì, ottimo. Sì, l'affluenza è piuttosto importante. Poi c'è tutto da giocare la partita di domani, auguri. Ecco, non tocchiamo sto vabbè, che poi tra l'altro sarò pure in viaggio, quindi vediamo un attimino di andare. Ok, fantastico, bene. Sergio, grazie mille, grazie ancora e Fabio, ci vediamo. Grazie, ciao, ciao.